bello. Però attenzione, attenzione adesso che è tutto pieno di bolle di sapone, che se scivoliamo facciamo un'entrata comica. Tutti, oddio, magari anche più spettacolare, non è detto, ma accomodatevi pure. Trionfo di colori, le sedie colorate, le ragazze, soprattutto queste. C'è da dire che sono sempre in buona compagnia qui, a Bulle e Pupe. Consegno un canestino a te, un canestino a te. Questo è un gioco estivo. Io non so, anche voi mi sa, volete fare queste cose. I foulard sono più femminili, è vero, come oggetto, ma si trovano. Se voi ne prendete uno blu, uno giallo, i colori sono sempre poco vistosi, come vedete, e uno fucsia. Fucsia è il colore del tuo vestito, non ci sbagliamo. Poi ne prendiamo un altro blu, un altro giallo, un altro fucsia, lo mettiamo di qua e facciamo sta cosa strana. Ora, se io facessi così e apparisse un colombo sarebbe banale, l'abbiamo visto 10.000 volte e io ve lo evito, infatti io ve lo evito. Invece quello che voglio invitarvi a fare, specialmente per voi ragazze, fare, per esempio, avete mai pensato a fare un pareo con la seta? Visto che sulle spiagge si va proprio così con cose leggerissime, annodate dei fazzoletti come sto facendo io, in questo modo qua, è una cosa banale, facilissima, guarda che roba, tu te lo prendi, lo annodi così, guarda da vicino così a casa, anzi questa sera appena rientri, zac, te lo fai, questo affare qua, belli stretti. Dicevo, i nodi devono essere strettissimi ed è importante, soprattutto perché questo è un test di memoria, non è un vero e proprio gioco. Allora, bisogna ricordare che al centro dei fazzoletti c'è un foulard color, ecco, qua fucsia e qua blu, il tuo nome non me lo ricordo, ecco il nome di memoria, il tuo? Romina. Romina e Roberta, sta attenta, ho sbagliato tutti i nomi, vabbè, osserva bene Romina, mettiamo i nodi qua, non li tocchiamo più, ricordiamoci che qua abbiamo tre foulard annodati e qua invece da questa parte ne abbiamo tre sciolti, buttiamo le punte qua, eccole qua, da quest'altra parte e anche di qua. Una, due e tre, e non le tocchiamo. Ora il bello di questo effetto è che io schiocco le dita, già successo tutto. Si è visto? Vi ricordate che qua c'erano tre foulard annodati e qua tre sciolti? No, no, avete ragione, sì. Qua tre sciolti e qua tre annodati. No, accidenti, sarà il caldo di questa serata, non lo so. Ma dove stanno gli annodati? Qua? No, perché ho schioccato le dita, sono passati, guarda che cosa stanno, sono passati da questa parte qua, vedete? E questo è il passo. Ci volano, volano questi fazzoletti. Ma la cosa più strana, è qua ragazzi, perché qua erano annodati, guarda a volte la vita, che sorprese, c'è uno sciolto qua e uno liberissimo più dell'aria da questa parte, così. Visto? Però. C'è un dubbio, io lo so, io cerco sempre di capire, mi sforzo chi sta a casa, dice ma chissà, ma saranno veramente annodati questi fazzoletti? E sì, perché come vedete, sono nodi veri, io ci tengo sempre a farlo vedere, sono nodi reali questi, perché poi dicono saranno veri, non saranno, nodi fatti proprio cuciti, fatti annodati, cuciti no, annodati. Ora osserva bene, tu che sei vicina, i nodi li mettiamo qua, vedi qui, non li tocchiamo più, giriamo e li mettiamo da questa parte. Vi ricordate in quei documentari girati in India, in cui c'è l'indiano seduto così, che suona il flauto e sale il cobra su dall'alto seguendo la musica? La stessa cosa accade qua, io schiocco le dita, guarda, vedi? Questi si stanno muovendo come i serpenti, sono scioltissimi, vedi? Sono sciolti da soli, uno, due e tre, visto? Però io, grazie, siete molto gentili. Io so però che chi sta a casa dice ma erano così piccoli sti nodi, non si vedono, allora che vuoi fare? Io cerco di accontentare tutti per quanto è possibile, ne facciamo uno grandissimo, eccolo qua, un bel nodone da questa parte qua, stretto stretto e forte, e un altro sopra, facciamone due così non sbagliamo, ecco un altro bel nodo, così e così, vedete? Un bel nodone, stretto e forte, questo è importante, che sia strettissimo. Ora i fazzoletti sono annodati in questo modo qua. Quando parlavo di test di memoria è per ricordare tutto quanto, i nomi io vostri li confondo in continuazione perché sono smemorato, però faccio il test di memoria, quindi abbiamo un fazzoletto fucsia come il tuo vestito, un fazzoletto blu come la sedia tua, un fazzoletto giallo come il suo e soprattutto due grandi nodi qua fatti che annodano così a stella questi fazzoletti. Attenzione perché l'importante non è tanto quello che accade qua, questi due nodi, ma quello che succede qua. Tu sentirai vibrare qualcosa, non mollare nulla e vedrai che accadono delle cose stranissime. Non lasciare nulla, quello è importantissimo. Afferri i due nodoni, per cortesia.
mettili giù, non li tocchiamo, e qui c'è uno sforzo di fantasia, cari miei. Io prendo i due nodi da questa parte, li butto qua, sono già passati. Sembra pazzesco, ma guarda, sono già qua. Non solo, ma da questa puoi afferrare un capo qualunque della, uno, il blu per esempio, o il blu, ok, guarda, piano piano, questo è sciolto? Benissimo. Il fucsia è sciolto? Benissimo. E l'altro? E anche questo è sciolto, così. Ragazzi, per terminare, tutti i foulard hanno dato insieme in questo modo qua. Evviva Bulle e Pupe, evviva l'estate, così. Non ci lasciate, pochi secondi, ritorniamo più scattanti, più in forma che mai, è vero? A tra poco. Tenderly, la gamma completa di prodotti. Alle prime puntate mi copriva d'aggettivi, vedi come va scemando. Perdonami, ciccioneggiavo. No. Amici, Paolo, complimenti. Beh, puntata particolarissima con una ragazza veramente di particolare bellezza. La star questa sera, la star della magia è Miriana! C'ho particolare bellezza perché quello che mi ha stupito, per gli amici che stanno a casa, qui fuori, fuori dei nostri studi, dove sta andando in onda Bulle e Pupe, c'è sempre un gruppo di ragazzi che aspettano, Miriana è lì, sento Miriana, Miriana, e poi c'è una scritta sul muro, Miriana forever, Miriana per sempre. Io se non per sempre, almeno per 5 minuti ti vorrei, Miriana, qui, ecco, qui c'è un microfono. Inutile, è banale dirlo, è lì. Qui ce n'è un altro e il pubblico dirà: ma perché questo, oltre ad essere illuso, vuol pure cantare? Sì. Perché Miriana canta e canta benissimo, l'avete già sentita. Io sono una novità e abbiamo preparato un pezzo una settimana intera in sala d'incisione e tutti i giorni per presentarvi questo pezzo. Poi vi direte se vi è piaciuto. Noi cantiamo rigorosamente dal vivo sulla base. Prego. Sbagliato base, perdono. Sbagliato base. Miriana, è così. Forse ci siamo salvati, secondo me. Guarda, perché è vero che non siamo riusciti a fare il nostro pezzo. Però io riparerei con una specie di magia, per dirli in inglese, così recuperiamo, non so, a kind of magic. Ti ricordi A Kind of Magic? Dei Queen? Allora partiamo con questa che andiamo sul sicuro. A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the doors.
5 minuti insieme ma volando, perché signori, questa, l'avete capito, non è una cosa qualunque, è proprio a kind of magic. Alla prossima, ciao! Non so più come presentarlo, tanto è diventato impresentabile. Cioè, in senso buono, si intende? Alexander! No, non ci credo. No, questa è una cosa piccolissima però, brevissima. È una specie di anticipo all'esperimento grosso che faremo dopo. Chi conosce le carte? Conosci le carte da gioco? Come ti chiami? Massimiliano. Massimiliano, tieni il microfono, sali qui con me, perché tentiamo un esperimento molto difficile. Facciamo sedere, ma si può spegnere il monitor qui di fronte, per favore, perché voglio che si concentri. Si può? Accomodi Massimiliano. Si può spegnere questo? Non si può. Allora, Massimiliano, questo non esiste, eh? Se si mette Roberto qui meglio ancora. Tu devi concentrarti, non pensare a nulla. Io ho delle carte da gioco, te le faccio vedere, facciamo vedere al pubblico queste carte. Sono 52 carte, tutte differenti. Tu dovrai a questo punto pensare a una carta, capisci? Benissimo. Le conosci le carte di sicuro, mi fai far figuraccia. No, no, no. Dimmi stop quando vuoi, io non guardo. No, no, dimmi stop, è un microfono lì davanti, mi devi dire stop quando vuoi. Dimmi solo stop. Stop. Qua. Ok, guarda la carta di sei Fernandi, non guardarla, mettila in tasca senza guardarla, prendi l'altra e guardala. Velocemente che abbiamo 2 secondi. Benissimo. Queste le mettiamo via, tu guarda la carta perfettamente. Guardala e io cerco di indovinare la carta a cui stai pensando. Allora, tu stai pensando a una carta rossa, è vero? Sì. E di cuori? Nessun rumore. Sì? Sì o no? Sì. 9 di cuori, è giusto? Giusto. Voltala. Signori, questo è un esperimento di telepatia che non è sensazionale per cui... No, no, no. L'ha bravo, fatto, bravo. Deve ancora... Non è sensazionale, lui dice chissà come ha fatto, però ce n'è una in tasca che non ha visto neanche lui e neanche voi. La cosa nuova è che siete voi, amici, che dovete indovinare la carta a cui lui sta pensando. Tu devi dire solo quando la vedete, quando l'avete in me, non prima. Chiedi ai miei amici, qual è... L'hai vista la carta tu? Guarda, se no come gliela fai a trasmettere? Solo tu, eh? Non tentate a casaccio, amici. Fatto, mettila in tasca. Posso voltarmi? Oh, scusami. Adesso guarda, chiedi ai tuoi amici a che carta sto pensando. No, non tirate a caso, ragazzi. Di chiedi. Massimiliano, abbiamo... Chiedi. Che carta? No, scusa, se dici che carta, il pensiero cade lì, guarda, per terra e non va... Forte come Gasman, a che carta sto pensando? Vai! A che carta sto pensando? No, ragazzi, non tirate a caso, fermo. Scusa, c'è un ritrovato, l'ultimo della tecnologia, Massimiliano. Stai tranquillo, non ti emozionare. Con questo ritrovato tu riuscirai a capire la carta, vedi? Tu devi tenere questo di fronte a te e girare. Se tu pensi intensamente, il pensiero arriva qua, non cade lì, si frantuma e va per lo studio e loro forse riusciranno a capire. Posa questo qui, scusa, te lo appoggio qui, tieni nella sinistra questa cosa e adesso gira, gira intensamente e concentrati sulla carta. Ma devi vederla lì, eh? Devi vederla lì. Concentrati sulla carta, pensa intensamente alla carta, guarda di fronte a te e pensa intensamente alla carta, che è importante. Pensa alla carta intensamente. Benissimo, benissimo. L'hai pensata, l'hai vista la carta? Perfetto. A questo punto, guarda, stoppa lì. È un mistero. Nessuno di noi sa la carta che tu hai in tasca. Se riuscisse è qualcosa veramente di miracoloso. Prova a chiedere ai tuoi amici con molta forza che carta ho in tasca. Che carta ho in tasca? Forza, no, ferma. Chiedi bene, con foga. Ma che carta ho in tasca? 5 di picche! Puoi estrarre per cortesia la carta dalla tasca? Ragazzi, il 5 di picche! Miracolo! Miracolo! Ma è incredibile, eh? È incredibile! Guarda, io non so come tu abbia fatto, non lo so! Non so come tu abbia fatto, in ogni caso tu hai dei poteri. Allenati e se scopri qualcosa tieni questo segreto per te, non lo dire ai tuoi amici perché è basilare. Un grosso applauso a Massimiliano che è stato straordinario. Grazie e complimenti. A dopo. Bravo Alexander.
sperando che Massimiliano si riprenda in fretta dallo shock, Alexander! Devo dire, Paolo, Paolo Bonolis è come D'Annunzio, l'immaginifico, perché trova aggettivi sempre nuovi tutte le volte, che è una cosa sconvolgente. Io voglio farvi vedere solo una cosa piccolissima, un aperitivo. Quando andate al bar e prendete un aperitivo, trovate le olive, i salatini, le salsine, la verdura cruda da mangiare. Io non ho portato tutti questi elementi, ho portato solo uno di questi, ed è il sale. Il sale invece lo vedete sempre, c'è sempre. Ed è con questo sale che voglio farvi vedere qualcosa di strano. Anzi, vi do un consiglio, portate sempre con voi un po' di sale. In fondo cos'era? Sale. Ci vediamo dopo per la grande illusione. Ecco, proprio questo che io voglio illustrare ai nostri amici. Illustra, io posso illustrare? Buon lavoro, Paolo. Vedete? Ho portato uno strumento molto strano di tortura. C'è un... Sapete cos'è la Vergine di Norimberga? È una specie di scatola come questa, all'interno della quale entra la vittima e questa vittima viene trapassata in qualche modo. Ora io mi sono fatto costruire uno strumento dove io entro esattamente all'interno, qui, e tenterò qualcosa di nuovo. Prima però, come sempre, inviterò la nostra star, le nostre star. E chi sono? Questa volta ho voluto esagerare, non è una sola, sono due. Sono le più giovani, io penso, del nostro gruppo di Bulle Pupe. Sto parlando di Angela e Pamela. Eccole qua. Due angioletti, guardali qua. Pamela, vestita di bianco, con sta faccia lì e con la candela accesa, sembra uscita da un presepe. Che è proprio adatto. Sapete cos'è la smaterializzazione? La smaterializzazione è quel fenomeno per cui la materia che prima c'è, poi non c'è più, e attraverso la materia passa qualcosa, questo qualcosa esce e la materia si ricompone. Per esempio una cosa di questo tipo potrebbe essere adatta, guarda. Se io per esempio metto il mio braccio qui, all'interno di questo tubo, e prendo la tua candela, questo può essere un piccolo esempio, guarda. Senza un urlo. E la candela passa attraverso il nostro... Vedi? Questo potrebbe essere un piccolo esempio di smaterializzazione. Piccolo, veramente piccolino. Perché? Grazie! Sempre se riesco a far uscire il braccio.
E poi c'è la candela che non ci serve più. Però per essere libero, se permettete, io mi tolgo la giacca. Così, non è uno striptease, ve lo giuro. E vi presento questo effetto. Normalmente sono sempre le ragazze, che le donne che vengono tagliate. È un abbraccio castissimo, posso essere lo zio. E dicevo, e se in genere la ragazza che entra all'interno viene o tagliata o ridotta a brandelli. Questa volta, per la prima volta, la vittima sarò io, cari amici. Io ci provo, mi raccomando, non fatemi troppo male. Compongo, devo dire che abbiamo sovvertito una legge, che è quella, grazie,
troppo gentili, di invertire le fasi. Siete voi che avete torturato me. La tortura non è mai piacevole, ma devo dire, se proprio si deve subire, e direi che è un po' più piacevole subirla da due angioletti come Pamela ed Angela. E per noi, alla prossima. Ciao!